Ciao, oggi vi presento un piccolo attrezzo per il fai da te, ne avevo bisogno perché quello che avevo precedentemente si è rotto. È un seghetto alternativo. Allora, l'ho comprato da Leroy Merlin, la marca è Dexter, è un, diciamo, un prodotto marcato da Leroy Merlin, quindi è un loro prodotto interno. Costo siamo sui 30 euro. Vediamo un attimo le caratteristiche. Ovviamente ho già aperto la scatola, vabbè. La potenza 570 watt. Ce n'è una più potente e, se non ricordo male, anche un puntatore laser sul davanti per seguire eventualmente la traccia dove tagliare. Il costo però mi sembra che sale attorno ai 50 euro. Allora, altra caratteristica che ha le lame, queste, ha cambiamento facilitato. Normalmente, o meglio, fino a qualche tempo fa e soprattutto i seghetti alternativi che seguono la linea Black & Decker, avevano il sistema di cambio lame con delle brugole, con delle viti, cioè bisognava inserire la lama e stringere con o una brugola o un cacciavite diciamo, il portalame qui sul davanti. Vediamo un attimo invece questo. Allora, praticamente c'è questa specie di non so come chiamarla, nottolino che si sposta in avanti e, come si è visto, la lama schizza fuori. Il cambio quindi è praticamente facilitato, nel senso che non servono attrezzi, uno sposta il nottolino, inserisce la lama fino in fondo. Qui la lama ha una specie di tacca di fermo, vediamola qui. Quindi la inserisce, la spinge fino in fondo, molla il nottolino e controlla che la lama sia ferma. Vabbè, che lo dico, però è abbastanza evidente che queste operazioni si fanno con la spina staccata. Allora, cos'altro? Dunque, qui davanti abbiamo un fermo di sicurezza in modo che oggetti o soprattutto mani non vadano a finire a contatto con la lama e un piccolo parapolvere, chiamiamolo così, per evitare che trucioli e cose schizzino via. Si può regolare la velocità con cui la lama, diciamo, taglia, quindi da un minimo a un massimo, diciamo che non ci sono segnate delle tacche intermedie, comunque la regolazione è continua. Pulsante per bloccare come si dice, il grilletto di accensione, in modo che il seghetto praticamente funzioni senza interruzione. Questa leva qua sul davanti invece regola le oscillazioni della lama. Allora, oltre che tagliare in questo senso, la lama, diciamo che bascula anche più o meno in questo senso. Questa leva regola l'ampiezza di questo spostamento in questo modo. Facilita il taglio sul legno, sul metallo direi che è meglio no, perché insomma, metallo è particolarmente evidentemente duro, quindi andare a picchiare, insomma, è un po', non so come dire, come un trapano, come si chiama, a percussione. La percussione si usa ovviamente nel momento in cui sto facendo dei buchi sul muro, non quando sto tagliando del metallo o della plastica, per esempio, perché finirebbe che o rovino l'attrezzo o rovino il materiale. La basetta, questa su cui si sposta l'apparecchio, è regolabile tramite queste due, chiamiamoli bulloncini, che si svitano con una brugola. La brugola è qua sul retro dell'apparecchio,
e si può inclinare la basetta in modo che può tagliare praticamente, oltre che in modo verticale, anche in modo a 45 gradi. È prevista sulla parte posteriore un attacco per unire un aspiratore, può essere un semplice aspiratore domestico perché viene data in dotazione un adattatore, quindi un aspirapolvere in poche parole, per aspirare la polvere che fa l'apparecchio tagliando. Ecco. Vediamo in dotazione, appunto, oltre a questo adattatore, viene data una lama da legno, insomma la qualità non è sto granché. Io infatti ho comprato già praticamente delle lame sempre della stessa marca, che però sono un pochino più di qualità. Ecco. La profondità di taglio, allora mi sembra di aver letto 65 mm, cioè 6 cm e mezzo nel legno e 1 cm massimo nel metallo. Viene dato un piccolo manualetto di istruzioni in più lingue e una O-ring di ricambio per questo adattatore quando lo si inserisce dietro in modo che sia a tenuta. Ecco. Che posso dire? Ovviamente quando si usa un apparecchio del genere, occhiali di sicurezza perché può sempre schizzare via qualche pezzettino di materiale, guanti, questi sono un po' leggerini in effetti, ma meglio che niente, e un po' di prudenza. Ecco, come si è potuto vedere, la spina è una spina Schuco, quindi per attaccarla alle nostre spine normali serve un adattatore, oppure avere una prolunga che già prevede l'attacco Schuco. Magari adesso provo a tagliare qualche pezzo di legno, qua dietro ce n'ho, sto smontando, insomma, sto facendo un po' di casino in casa. Niente, vediamo un attimo. Allora, taglio questo pezzo di legno, è praticamente il coperchio di un armadio, legno tutto sommato morbido, ho montato una lama per taglio grossolano sull'apparecchio e niente, vediamo come si comporta. Ovviamente ho i miei guanti e gli occhiali. Ovviamente non sto facendo un taglio di precisione, cioè questo coso lo devo demolire, quindi appunto ho usato una lama da taglio grezzo e alla velocità massima e diciamo che diventa non proprio controllabilissimo. Ecco. Per un taglio evidentemente di precisione bisognerebbe ridurre la velocità ed eventualmente usare una lama con dentini più fini in modo da tagliare, insomma, in modo più adeguato. Cos'altro? Ah, ecco, taglio, tolgo
la corrente, dovendo maneggiare l'utensile dalla parte tagliente. Qui ci sono delle due brugole che servirebbero per inserire un'asta da guida. Non è data nella confezione. Non so se viene venduta a parte, comunque da questo si potrebbe mettere un'asta che ha poi un fermo laterale in modo da guidare nel taglio l'attrezzo. Ecco. Come prima prova sembra discreto, ripeto, la potenza, vabbè, non è eccessiva. Io per l'uso che ne devo fare, ripeto, al momento non sono tagli di precisione, però ho avuto anche occasione di usarlo, diciamo non questo perché l'ho comprato ieri, ma uno simile, e devo dire che se la cava. Ecco. Per questo giro è tutto, vi saluto, grazie di aver guardato e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!